Grazie.
Signore e signori, buongiorno, ben arrivati, è un piacere avervi qua questa mattina. Noi siamo a questa importante cerimonia che, come ogni anno, è organizzata dall'Ordine dei Medici della provincia di Latina. Io sono Dina Tomezzoli, qui al mio fianco vedete il presidente dell'Ordine dei Medici di Latina, Giovanni Maria Righetti. La manifestazione di oggi è una professione al servizio della società, quella del medico, per l'appunto. Anche quest'anno diamo il via ufficiale alla nostra cerimonia con l'Inno d'Italia. L'avete già sentiti, loro sono la banda musicale comunale Gioacchino Rossini, città di Latina. Ora si accingono a prendere posto e, come sempre, noi ogni anno iniziamo in maniera ufficiale. L'Ordine dei Medici è un ordine nazionale. Io volevo salutare, oltre a tutte le autorità presenti in sala stamattina, anche quanti ci stanno seguendo in streaming dalle loro postazioni di lavoro e da casa, perché noi siamo in diretta sul sito proprio dell'Ordine dei Medici. Ecco la nostra banda, la banda della nostra città, la banda comunale Gioacchino Rossini, che in maniera ufficiale ora eseguirà proprio il nostro inno, l'Inno di Mameli. Grazie, grazie alla banda Gioacchino Rossini, città di Latina, che ora ci lascia. Io volevo proseguire questa mattinata dicendovi che tra di noi ci sono anche gli studenti di due licei, una rappresentanza del liceo scientifico Majorana e del liceo classico Dante Alighieri. Io volevo ringraziare la delegazione degli studenti e anche gli insegnanti che li hanno accompagnati qua. Loro oggi si renderanno conto di quello che succederà a loro tra 5 anni, perché sono i potenziali iscritti alla nuova facoltà di medicina. Avranno oggi anche l'opportunità di effettuare delle domande ai nostri nuovi medici. Dicevamo, la cerimonia di oggi è dedicata al medico di ieri e di oggi, una professione al servizio della società tra tradizione e futuro. È proprio con la tradizione che vogliamo iniziare. L'Ordine è una grande famiglia, è pronta ad ascoltare tutti, ma anche a ricordare tutti. Quindi il segretario dell'Ordine dei Medici, Pasquale Milo, ora ci elencherà tutti i colleghi che non sono più qui tra noi dallo scorso anno fino a pochi giorni fa. Quindi un attimo di raccoglimento per ricordare questi medici che non ci sono più. Dottoressa Angelina Reale, 9 febbraio 2011. Dottor Giulio Forte, 24 marzo 2011. Dottor Vincenzo Genovese, 30 aprile 2011. Dottor Egidio Saviani, 29 maggio 2011. Dottoressa Maria Grazia Buggiani, 13 maggio 2011. Dottor Leopoldo Angeloni,
24 giugno 2011. Dottor Giovanni Inzerilli, 20 ottobre 2011. Dottor Antonio Altamura, 9 dicembre 2011. Dottor Daniele Vacillotto, 17 febbraio 2012. Dottoressa Alessandra Berti, 5 marzo 2012. Questa è un'importante cerimonia dedicata ai medici che ci accingiamo proprio a celebrare questa mattina. Si perde nel tempo, praticamente è nata proprio con la nascita dell'Ordine dei Medici, ma questa postilla, quella dell'ufficializzazione dei neoiscritti, vanta appena un lustro. A spiegarci meglio i dettagli e a dare il benvenuto ufficiale alla nostra cerimonia, il presidente dell'Ordine, il dottor Giovanni Maria Righetti. Buongiorno a tutti. Questa cerimonia sarà non frettolosa ma rapida e quindi anche il mio intervento avrà queste caratteristiche. Oggi è una festa pur ricordando coloro che ci hanno lasciato e comunque rivolta verso il futuro. In particolare lo dico ai giovani medici che sono qua, sono 55 e provengono da varie università, per la maggior parte dalla Sapienza di Roma, infatti qui è rappresentata dal professor Carlo Della Rocca, che è presidente del corso di uno dei corsi della Sapienza che è qui nel Polo Pontino. Dunque, perché questa cerimonia ufficiale? Perché l'Ordine dei Medici, lo ricordo perché non sempre nella società, nella comunità, questo è ben presente, l'Ordine dei Medici è un ente pubblico, ausiliario dello Stato. Con quale funzione? Con la funzione di governare, aiutare a governare la classe medica a garanzia dei cittadini, a garanzia della sicurezza dei cittadini. Questo ruolo lo svolgiamo bene, lo svolgiamo male, qui naturalmente i giudizi possono essere vari, noi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi possibili e quindi io mi rivolgo in particolare ai giovani, ma vedrete l'esperienza dei quarantenni, dei cinquantenni, dei sessantenni di laurea, sono qui parecchi colleghi presenti. Ecco, allora il 14 avete passato con noi una giornata di piena immersione su tutte le incombenze, forse vi abbiamo un pochino troppo impressionato, ma ecco l'augurio che voi affrontate questa cerimonia con gioia e con serenità e con tranquillità. Guardate, abbiamo qui una, perché i colleghi poi meno giovani di voi si emozionano nel ritirare l'Esculapio d'oro e quindi noi li costringiamo a scrivere qualche riga, non potremo naturalmente per la rapidità che ci siamo imposti leggerli tutti, ma dalle righe, dalle parole che loro hanno espresso trapela il fatto di essere soddisfatti, di aver esercitato questa professione per tanti anni, indipendentemente dal successo carrieristico, indipendentemente dal ruolo, indipendentemente, ci sono tanti medici sconosciuti che esercitano la loro professione una volta nelle condotte, nei piccoli paesi e quindi ecco, questo segnale è importante. Coloro che tanti anni hanno già lavorato ci dicono che poi alla fine la strada viene intrapresa. Forse bisogna avere un po' di pazienza, forse adesso i tempi sono più difficili, ma indubbiamente io che un po' di anni vivo la vita dell'Ordine insieme ai colleghi qui presenti, che sicuramente poi vedrete, noi vediamo che poi piano piano tutti i colleghi, anche quelli così che aspettano un pochino di più, trovano la loro via e si tratta solamente di avere parecchia pazienza, a volte parecchia pazienza, a volte un po' di meno. Voi riceverete dalle mani nostre il caduceo d'argento, non dalle mani nostre ma da quelle delle autorità qui presenti, proprio a conferma che voi avrete dei referenti nella società, voi lavorerete a volte con le istituzioni che sono qui rappresentate, perché siete delle figure pubbliche, avete delle responsabilità pubbliche lavorando con le istituzioni nei confronti dei cittadini. Guardate, tutti devono fare il loro dovere, ma quando non lo fa il medico è una cosa che impressiona, una cosa che rimane,
che rimane, perché voi entrate nelle case delle persone, conoscete i segreti a volte che vengono solamente confessati voi, neanche al prete, e quindi avete una grossa responsabilità. E adesso va di moda molto la medicina difensiva, difensivistica, come si vuol chiamare, cioè quella di dire: oddio, qua se non prescrivo questo esame poi vado, sono denunciato. La nostra esperienza ci dice che a livello scientifico è stato dimostrato che quanto meno si parla col paziente o si comunica, quanto più aumenta la probabilità di essere denunciati. Quindi voi ricordatevi, parlate col paziente, visitatelo, ponete le mani sulle loro, fate vedere che lo prendete in carico. E un'altra esperienza è quella che se voi terrete fede o ricorderete quello che è scritto nel giuramento professionale e quello che è scritto nel codice deontologico, questa è la miglior difesa e la miglior medicina difensiva possibile. E inoltre ricordo per ultimo che l'ordine dei medici fu soppresso dal regime fascista ed è stato ricostituito insieme ad altri ordini sanitari nel 1946, quando ancora il nostro paese era distrutto, era coperto dalle macerie. Ma perché? Perché la Costituzione e la vita democratica del nostro paese si basa non solo su chi ci dirige dal governo, ma da tutte quelle strutture intermedie della società che costruiscono il momento più vivo e più reale del sentirsi comunità e società. E quindi con questo augurio che estendo a tutte le vostre famiglie, da parte anche delle autorità, vi auguro un buon successo e una buona vita professionale. Bene, praticamente ci siamo. Siamo al momento più atteso, quindi la consegna dell'esculapio d'argento ai medici che si affacciano adesso alla professione, e poi insieme all'esculapio sarà consegnato loro il codice deontologico, il giuramento e il tesserino identificativo. Loro con il giuramento poi lo reciteranno tutti insieme alla fine della cerimonia, quindi sarà veramente un momento solenne. Io vorrei iniziare, se il Presidente è d'accordo. Volevo solo precisare che fino alle 9, dopo ho avuto una telefonata dalla segreteria del Sindaco che mi ha spontaneamente assicurato la presenza. Quindi naturalmente se c'è qualche ritardo naturalmente ne... Abbiamo ritardato perché lo stavamo aspettando, in quanto ci avevano detto che era in arrivo. Ora, non dovendo attraversare la pontina, noi pensavamo facesse prima, ora aspettiamo, magari arriverà, che dobbiamo dire. Però... Allora, noi intanto iniziamo e vorrei che salisse qui con noi il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, Guido Cerasoli, grazie. Eccolo qua, si accinge ad arrivare. Ecco, e noi iniziamo con il primo dei nostri candidati. Ben arrivato, Presidente. Il nostro primo candidato è Edoardo Bottoni. Edoardo Bottoni, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina. Tesi: studio della temperatura timpanica nel cadavere per la determinazione dell'epoca della morte. Aspirazione professionale: medicina legale. Ecco, se vi volete avvicinare... Una piccola istruzione iniziale, che poi varrà pure per tutti gli altri. Allora, l'autorità si metterà qui perché deve consegnare il caduceo d'argento, mentre il candidato ormai, insomma, il nostro collega, firmerà, sottoscriverà insieme a me il giuramento professionale, io gli consegnerò il codice deontologico e anche... Dovrà mettere due firme in pratica, no? Una sul foglio che rimane... Vediamo se funziona la penna... Sì. Funziona. Piccole cose, e poi avrà anche la carta professionale europea, una nostra iniziativa. Andiamo. Cominciamo. Allora, Edoardo, due firme, saranno le prime due di una lunga serie, ti auguriamo. Ecco qua, momento solenne.
Grazie. Puoi ritirare il caduceo. E come vedete, ogni collega avrà qui quello che si dirà, è anche scritto qui, quindi tesi della laurea e l'aspirazione professionale. E quindi il collega si è laureato qui a Latina, abbiamo circa la metà dei colleghi che proviene dal corso qui di Latina. Grazie. Prego, Presidente, se vuole consegnare il caduceo. Aperto. Naturalmente le autorità possono in qualsiasi momento intervenire e dire qualcosa se lo ritengono bene. Opportuno. Presidente, andiamo avanti con la seconda candidata, Luana Bragazzi. Luana Bragazzi, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina. Tesi, gestione del dolore post-operatorio nella chirurgia della mano in regime di day surgery, analisi dei fattori che influenzano la patient satisfaction, ancora l'aspirazione professionale e anestesia e rianimazione. Luana Bragazzi. Anche i neo iscritti possono dire qualcosa, non siete liberi. Non appena dal fondo siamo pronti anche con le domande possiamo intervenire. Non ci sono domande per la dottoressa Bragazzi. Allora, ancora presto, grazie, fortunata ad essere tra le prime. Ancora uno, la teniamo qua. Grazie, allora, Nunzia Brusca. Ecco, Nunzia Brusca, anche lei si è laureata all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina. La tesi è aumentato fabbisogno di levotiroxina sodica dopo toirectomia totale, studio prospettico e retrospettico. L'aspirazione professionale è endocrinologia e malattie del ricambio. Grazie Presidente per essere stato qua con noi. Noi proseguiamo, chiamiamo qua con noi il capitano, il comandante dei NAS di Latina, Massimo Minicelli. Grazie per essere qua con noi. Davide Caruso è il nostro prossimo medico, anche lui all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina per l'appunto. Davide ha tenuto una tesi di ossisteroli nei pazienti neoplastici e la sua aspirazione professionale è l'oncologia. Davide Caruso. Vorrei che voi perdonaste in anticipo eventuali strafalcioni della signora Tomezzoli nelle tesi, e se eventualmente nella stretta scaletta gerarchica ci sia eventualmente qualche autorità così che nella scaletta è arrivato prima o dopo, perché veramente dobbiamo imparare ancora, vero? Molto. Molto.
Proseguiamo, Miriam Cellini. Miriam Cellini, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Latina, tesi, malassorbimento della levotiroxina sodica nei pazienti tiroepatici con malattia celiaca atipica, aspirazione professionale, oncologia. Ecco, firmano il giuramento anche Miriam Cellini. Grazie Miriam, grazie capitano. Oggi qua ti fanno anche una foto. Bene. Francesca Romana Ciorra, seconda Università degli Studi di Napoli, sede di Napoli, tesi, le lesioni spleniche accidentali, risultati di uno studio sperimentale, l'aspirazione professionale e chirurgia generale. Francesca Romana Ciorra. Devo dire una cosa. Dico io qualcosa, su 6 colleghi che hanno scelto la loro aspirazione professionale in chirurgia generale ci sono 5 donne e un uomo, così a testimonianza di come sta cambiando un pochino, tenete presente che tra i premiati 40, 50 e 60 anni di laurea ci sono solamente 2 dottoresse, mentre i neuro iscritti il 50% sono donne e anche le aspirazioni sono tutte le stesse, non ci sono più differenze. Prima si diceva pediatria, le donne, ginecologia. Ripeto, su 6 aspirazioni di chirurgia generale, 5 sono dottoresse. Grazie capitano. Grazie capitano Minicelli. Ma se devi fare il chirurgo non ti puoi emozionare, sono in camera operatoria. Grazie mille. Proseguiamo, facciamo salire invece il vicequestore aggiunto Francesco Cipriano, il comandante della Polizia Stradale, qua con noi, grazie. Gianfranco Ciufo. Gianfranco Ciufo arriva anche lui da... Non lo vedo. È già arrivato qua, è velocissimo il ragazzo. Allora, Gianfranco, dell'Università di Roma Campus Biomedico, la tesi è Real Time PCR nello studio della superficie oculare e l'aspirazione professionale è oftalmologia. Gianfranco Ciufo. Dire qualcosa? Passi. Passi. Passi anche te. Bene, io ragazze, ci sono le nostre hostess in sala, avete delle domande da parte dei nostri ragazzi? Vediamo un attimo, io riesco a vedere Francesca. Francesca, hai domande? Se ce l'hai, la prossima sarà la cavia. Ecco, la tua cavia. Quindi sì, noi facciamo. Sentivo, mi è stato detto dalla platea. Mi facevano delle domande a me, ecco, allora io le riporto a voi. Sì, una alla volta, Allora, mi è stato chiesto se è meglio studiare medicina in Italia o all'estero. Ora lo chiediamo a Valerio Colasanti. Valerio. I colleghi hanno apprezzato. Preparati in questi metri.
14 marzo in questa full immersione, quindi ecco. Probabilmente già preparato. Ecco, aspetta che Valerio Colasanti. Lui era l'unico che non c'era. E quindi sarà tutta farina del suo sacco questa. Intanto io volevo dire che lui si è laureato all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina. La tesi è esposizione professionale a piombo presente nell'inquinamento urbano ed effetti sulla crasi epatica, l'aspirazione professionale, medicina del lavoro. Valerio Colasanti. Prego. Ah, la risposta è la mia? Sì. Se no passi. No, vabbè, ci provo a dire due parole. Io credo che noi viviamo in Italia, alla fine penso che sia giusto studiare qui, dove siamo nati e dove siamo cresciuti. Grazie Valerio. Emanuele Giovanni Conte, eccolo qua. Emanuele Giovanni Conte, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma. Tesi, malattie polmonari e malattie da reflusso gastroesofageo. Relazione tra gravità della sintomatologia respiratoria ed entità del reflusso, diagnostica con modalità non invasiva. Aspirazione professionale, malattie dell'apparato respiratorio. Emanuele Giovanni Conte. Grazie mille, stava tenendo il conto. Noi facciamo salire ovviamente tra le autorità presenti il tenente colonnello del quarto reparto manutentivo Salvatore Firrincelli. Eccolo qua che arriva con noi. Proseguiamo con Sara Corazza. Ecco Sara. Sara arriva dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina. La tesi, risultati di uno studio prospettico condotto su un gruppo di pazienti grandi anziani affetti da linfonoma non Hodgkin B. L'aspirazione professionale, ematologia. Sara Corazza. Guido Correale. Ben arrivato al sindaco Giovanni Di Giorgi. Guido Correale, Università degli Studi di Napoli Federico II, il Policlinico, tesi miglioramento della qualità di vita con paziente affetto da artrite reumatoide, aspirazione professionale, scienze dell'alimentazione. Guido Correale. Proseguiamo con Luisa Costanzo. Luisa Costanzo arriva dall'Università di Roma Campus Biomedico, tesi effetti vascolari dell'ostruzione bronchiale nel paziente anziano, correlazioni tra FEV1 e Augmentation Index, aspirazione professionale, geriatria. Luisa Costanzo.
Chiara Davassi. Chiara Davassi, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Latina, tesi valutazione quantitativa del cammino nei pazienti con malattia di Parkinson de novo in trattamento con rotigotina, aspirazione professionale neurologia. Chiara Davassi. Crediamo di essere abbastanza veloci, ce lo auguriamo, ma ci sono le formalità da espletare. Fate la foto, prego, Presidente. Grazie. Grazie anche al Tenente Colonnello. Io volevo vedere se c'erano domande da parte della platea. Federica, ci sono domande? Così intanto diamo tempo ai nostri amici. Allora, sì. Prego. Allora, la domanda che... Francesca, è stata fatta, ok. Sì. Mi hanno chiesto perché studiare medicina può essere tanto difficile. Ora glielo chiediamo. Intanto approfittiamo della presenza del sindaco. Anche il prossimo si è laureato a 60 anni, no? Quindi quindi voglio dire, come si dice? Prego, sindaco, se vuole onorarci il sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, e chiamiamo il prossimo candidato, Stefano De Angelis. No, prima di 60 anni, dai. Stefano De Angelis, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi. Terapia di resincronizzazione cardiaca in pazienti in scompenso cardiaco classe NJH, non so se si pronunci così, terzo e quarto, follow up a 12 mesi. Aspirazione professionale, malattie dell'apparato cardiovascolare. Stefano De Angelis. Ecco, devi rispondere adesso. Posso dire che la media di laurea è di 26 anni. Quindi insomma sono stati bravi, bravi ragazzi, veramente. No, studiare medicina è complicato perché devi avere molta costanza e molto impegno durante tutto il periodo di studi. E quindi questa è la cosa più complicata. Non saltare il semestre. Sì. Grazie Stefano, in bocca al lupo. Ecco sindaco, abbiamo visto molti degli studenti sono della nostra facoltà, quindi voglio dire è anche un bello onore. Massimiliano De Micco, anche lui arriva dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, studio dei meccanismi di apprendimento a lungo termine nei pazienti emicranici. L'aspirazione professionale è neurologia. Massimiliano De Micco. Angela dei Giudici. Angela dei Giudici, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, tachiaritmie sovraventricolari incisionali, inquadramento etiopatogenico e follow-up a 12 mesi in un nuovo approccio terapeutico ATC-RF, aspirazioni professionali, malattie dell'apparato cardiovascolare. Angela dei Giudici.
grazie, in bocca al lupo Angela, grazie Tino. Bene, noi proseguiamo con il tenente colonnello del 70° stormo Massimo Proietti, eccolo, grazie, e il nostro prossimo candidato è Luca Dei Giudici. Luca Dei Giudici, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina, tesi la patologia cartilaginea di ginocchio, etiologia, diagnosi e trattamento, aspirazione professionale, ortopedia e traumatologia. Luca Dei Giudici. Mentre il dottor Dei Giudici firma, Luca è stato, noi abbiamo attivato un gruppo di lavoro che unisce sia i neolaureati che gli studenti di medicina del corso continuo del quarto, quinto e sesto anno, che si chiama Help Desk. Quindi già durante il corso di laurea gli studenti, ai fini anche dell'orientamento professionale, possono chiederci, farci delle domande oppure fare delle riunioni a piccoli gruppi. Per esempio il dottor Dei Giudici vuol fare ortopedia e c'è qualcun altro, noi invitiamo un esperto, un collega che già da anni lavora in ortopedia, li riunisce e gli dice com'è la professione dell'ortopedico. Quindi l'orientamento deve venire all'inizio, abbiamo un sostegno fortissimo dell'università, tant'è che inaugureremo quest'anno con tutti gli studenti, proiettando e incontrando medici che lavorano in Africa e facendo vedere che altri tipi di medicina ci sono sulla nostra terra. Luca, la firma di rito e la foto ovviamente. L'ho aggiunto. Grazie Luca, proseguiamo con Paolo Del Greco. Paolo Del Greco, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà di Roma, tesi le malattie respiratorie ed allergiche nei bambini di 3 e 5 anni, indagine epidemiologica nella città di Roma, aspirazione professionale, malattie dell'apparato respiratorio. Paolo Del Greco. Sulla base del questionario online compilato dai nuovi iscritti, il circa 40% è figlio d'arte. Foto. Manuel Di Biase, devi ritirare tutto però. Università degli Studi di Perugia, per Manuel Di Biase, tesi mitomicina C con EDMA VS BCG, nostra esperienza nel trattamento del carcinoma papillare uroteliale di alto grado, aspirazione professionale, urologia. Manuel Di Biase. Grazie a Manuel, grazie al tenente colonnello per essere stato qua con noi. Io direi che potremmo chiamare qui con noi il presidente del corso di laurea di medicina dell'Università degli Studi di Roma, quindi la facoltà che per la maggior parte è presente qua oggi, sede di Latina, Carlo Della Rocca. Vediamo se per caso ci sono domande. Intanto...
intanto che aspettiamo, sì. Francesca, ce ne hai qualcun'altra? Sì, dal fondo mi hanno chiesto quali sono le specializzazioni più richieste. Vai, vai, quali sono le specializzazioni più richieste? Sì. Ero distratta. Federica Di Gennaro. Federica Di Gennaro, eccola. Perché Federica? Perché Federica? Perché si è laureata agosto dell'anno scorso, però ha voluto fortemente partecipare sia il 14 che oggi, quindi il giuramento l'hai già firmato, ne diamo un altro. Ecco. Il codice l'hai avuto. Meglio abbondare. Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, tesi dolore neuropatico ritmo circadiano della pressione arteriosa e sonno nella neuropatia diabetica dolorosa, professione, attività professionale, medicina generale. Federica. Intanto la foto con il caduceo. Dire qualcosa? Ecco, vieni, rispondi, Federica. Deve finalmente una volontaria. Deve rispondere alla domanda, Federica. Allora, io ringrazio per questa domanda perché anche alla fine del corso di laurea è una domanda che non smette mai di essere presente, anche dopo diversi concorsi che uno tenta, quindi è una cosa che è nell'aria, rimane una sorta di pettegolezzo, insomma. Quindi quelle più richieste variano di anno in anno un po' come la moda, a volte c'era, non so, quelle super specialistiche, quelle un po' meno. Nessuno all'inizio voleva fare medicina generale, adesso invece è tornata più in voga, quindi diciamo che va di anno in anno. L'importante è che, secondo me, è proseguire per quello che uno vuole fare, perché la determinazione porta sempre al successo indipendentemente dalle aspirazioni degli altri. Paolo Di Russo. Università di Pisa, tesi, il glicoma multicentrico, una rara entità neuro-oncologica, aspirazione professionale, neurochirurgia, Paolo Di Russo. Ilaria Falconi. Ilaria Falconi, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, approccio toro-toractomico mininvasivo per la correzione dell'arteria esofagea, meno male che ci sono io che vi faccio ridere. Aspirazione professionale, chirurgia pediatrica. Ilaria Falconi. Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà di Roma, guarda il caso, fino adesso tutti di Latina, adesso invece arrivano direttamente da Roma, così. Tesi, la risonanza magnetica funzionale nella valutazione dei disordini della mobilità esofagea, aspirazione professionale, radiodiagnostica. Valerio Forte.
Bene, noi proseguiamo con, facciamo salire il vice direttore della commissione tributaria provinciale di Latina, Sebastiano Amelia. E proseguiamo con i nostri ragazzi, Vincenzo Franceschini. Vincenzo Franceschini, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Latina, tesi studio sull'efficienza clinica di un sistema di stabilizzazione vertebrale dinamico nella patologia degenerativa lombare, aspirazione professionale, ortopedia e traumatologia. Vincenzo Franceschini. Bene, Mariella Fuorlo. Mariella Fuorlo, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, tesi obesità e infiammazione, effetto della chirurgia bariatrica sugli aggregati leucotociti, piastrine e su altri parametri infiammatori. Aspirazione professionale, medicina interna. Mariella Fuorlo. Federica Gallucci. Federica Gallucci, seconda Università degli Studi di Napoli, tesi mutazioni BRAF nel cancro della tiroide, aspirazione professionale, chirurgia generale. Federica Gallucci. Vice direttore, noi per la Polizia Provinciale siamo rappresentati da Fusco, no? Dalla gente Alberto Ortise. Oh, benissimo. Alberto Ordiseri, ecco, noi siamo rappresentati da Alberto Ordiseri, siamo nel territorio perché i nostri medici opereranno nel territorio, quindi è bene che conoscano con chi avranno poi domani dimestichezza. Lui appartiene al corpo della Polizia Provinciale di Latina. E chiamiamo Francesco Mattia Guerra. Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Roma, tesi ruolo della lattoferrina fecale nelle patologie infiammatorie intestinali in età pediatrica. Aspirazione professionale, medicina generale. Francesco Mattia Guerra. Angelo Iannarelli. Angelo Iannarelli, Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà sede di Roma, tesi imaging con risonanza magnetica a tre terza del tratto esocranico del nervo facciale, aspirazione professionale, radiodiagnostica. Angelo Iannarelli.
Marcella Iannitti. Università degli Studi di Roma alla Sapienza, prima facoltà a sede di Roma, tesi incidenza di reazioni avverse in colonscopia virtuale, survey nazionale italiana su una popolazione di 40.121 pazienti, aspirazione professionale radiodiagnostica. Marcella Iannitti. Per essere stato qua con noi. Cioè non sono placcate in argento e in oro, è proprio argento e oro. La prova dente l'abbiamo fatta, insomma. Allora io volevo vedere se c'erano delle altre domande, non vedo più né Francesca, eccola laggiù. Allora andiamo Francesca. Eccomi. Allora sì, ce n'è un'altra e mi è stato chiesto una volta laureati come ci si rapporta al mondo del lavoro. Bene, adesso sarà felicissima di rispondere Ursula La Rocca, che chiamiamo su, intanto si fa il tragitto. Io volevo qua con me il generale Pasquale Tarricone invece per consegnare il riconoscimento. Ursula La Rocca arriva dall'Università di Studi di Roma alla Sapienza, prima facoltà sede di Roma. Tesi, il linfonoma di Hodgkin nel bambino e nell'adolescente, esperienza di 20 anni nell'ematologia pediatrica della Sapienza Università di Roma, aspirazione professionale pediatria. Ursula La Rocca. Ursula, a te rispondere. Da lì qua. Tocca rispondervi alla domanda più difficile. In realtà lo scopriremo vivendo, nel senso che è tutto un po' difficile adesso, un po' da organizzare, un po' da gestire. Le strade sono tante, bisogna un attimo vagliare ogni possibilità conciliandola con la necessità di continuare a studiare, ad aggiornarci, quindi vedremo. Grazie. Permetto di aggiungere che abbiamo, durante il seminario, abbiamo sottolineato ai colleghi che non c'è solamente la specializzazione e la medicina generale, ma ci sono tante possibilità di impiego, magari anche sconosciute. Noi abbiamo iscritti, per esempio, sempre più numerosi medici militari. Abbiamo un medico in missione in Afghanistan, abbiamo un medico che pattuglia le coste somale. Insomma, abbiamo tante esperienze, ecco, non occorre guardarsi intorno. E questo può favorire anche degli impieghi che magari in questo momento non sono ben presenti. E soprattutto ancora sconosciute ai luoghi comuni, no? Quindi insomma uno apre a ventaglio le proposte. Proseguiamo con Francesca Lecce. Università degli Studi di Roma La Sapienza, prima facoltà a sede di Latina, tesi studio delle cellule staminali multipotenti protogenitrici dell'albero biliare extraepatico umano in modelli sperimentali di danno epatico e di diabete mellito. Aspirazione professionale ginecologia ed ostetricia. Francesca Lecce. Valentina Lodato, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Roma, tesi trattamento con bisfosfonati in bambini affetti da osteogenesi imperfetta, aspirazione professionale pediatria.
generale. Facciamo salire qui con noi invece il generale Sante Palombi. Laura Lombardi, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà di Roma. Tesi, insorgenza di malattie linfoproliferative in pazienti già affetti da disordine mieloproliferativi cronici. L'esperienza del centro di ematologia La Sapienza di Roma, aspirazione professionale ematologia. Laura Lombardi. Annelisa Mastrobattista, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, tesi, ruolo della ventilazione meccanica non invasiva nella gestione dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, aspirazione professionale, malattie dell'apparato respiratorio. Annelisa Mastrobattista. Roberta Mercurio. Roberta Mercurio, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, malattia celiaca ed obesità, un'insolita associazione, aspirazione professionale, pediatria. Roberta Mercurio. Grazie generale Palombi. Io adesso vorrei chiamare in rappresentanza della ASL la dottoressa Rita Salvatori, che è la responsabile dell'unità operativa complementare di medicina nucleare, complessa di medicina nucleare, la dottoressa Rita Salvatori. Luigi Mingarelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, tesi, nuovo concetto di guida neurale artificiale per la rigenerazione dei nervi periferici, aspirazione professionale, ortopedia e traumatologia. Luigi Mingarelli. Valentina Mingarelli. Valentina Mingarelli, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Roma, tesi, la plastica antireflusso secondo Nilzer Rossetti, la paroscopia nei pazienti con e senza esofago di Barrett, esperienza del centro di riferimento per la chirurgia della patologia del reflusso gastroesofageo, aspirazione professionale e chirurgia generale. Valentina Mingarelli. Chiara Nardella, sono tanti.
Chiara Nardella, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Roma, tesi ruolo delle citochine infiammatorie nella malattia di Beckett con e senza coinvolgimento oculare, aspirazione professionale oftalmologia. Chiara Nardella. Francesco Rosato. Andiamo con Antonio Pacelli, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Latina, tesi aterosclerosi carotidea, evoluzioni dopo endoarteriectomia, aspirazione professionale medicina interna. Antonio Pacelli. Professor Della Rocca, ecco, anche per risparmiare sull'argento, se ne puoi baciare qualcuno al prossimo anno, anche così facciamo. Sono prima. Tanti, voglio dire, quindi bisogna decimare qua. È vero. Riccardo Pampena. Riccardo Pampena, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma, tesi correlazioni immunologiche tra psoriasi e malattie infiammatorie croniche intestinali, ruolo emergente dell'immunità innata, aspirazione professionale dermatologia e venerologia. Riccardo Pampena. Sara Panfilio, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Roma, tesi, ruolo dei microRNA nei linfomi non Hodgkin indolenti correlati ad infezioni da virus epatico B e C, aspirazione professionale, ematologia. Sara Panfilio. Se lo coccolano, Chiara Rosato. Chiara Rosato, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà sede di Latina, tesi ruolo di interleuchina 5 e interleuchina 8 nella patogenesi della poliposi nasale, aspirazione professionale otorinolaringoiatria. Chiara Rosato. Sì, noi volevo dire che proprio perché non è che possiamo spendere i soldi delle vostre quote così in banchetti, allora poiché abbiamo una convenzione con la Banca Etruria che ha vinto una regolare gara nella quale c'era anche era prevista un contributo, quindi il cocktail che voi avrete piacere di consumare è offerto dalla Banca Etruria nella. E noi qua invece volevamo chiamare proprio il responsabile dell'ufficio sviluppo della Banca Etruria, Giorgio Vaccaro. Vaccaro, prego. Ecco.
e darà un riconoscimento a Francesco Rosella. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, tesi, percorso assistenziale integrato per pazienti con sospetto tumore del polmone, analisi di 3 anni di esperienza, aspirazione professionale, chirurgia vascolare. Francesco Rosella. Francesco, noi proseguiamo con Ilaria Sabatucci. Ilaria Sabatucci, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Roma, tesi, il carcinoma della vulva, attualità e prospettive, aspirazione professionale, ginecologia ed ostetricia. Ilaria Sabatucci. Carlo Salvadori. Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, le neoplasie rare del pancreas, contributo clinico e revisione della letteratura, aspirazione professionale, chirurgia generale. Carlo Salvadori. Grazie. Un altro. Se no poi non ci finanzia più. Un altro. Devo tenercelo buono. Luigi Santoro Caioro. Com'è il cognome? E non ho sentito. Università però, degli Studi Santoro di Roma. Santoro Cairo. Prossimo anno devi prepararti Cairo. Meglio però. Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, utilizzo della capsosaicina ad alta concentrazione del trattamento del dolore neuropatico, aspirazione professionale, anestesia e rianimazione. Naturalmente non si può fare pubblicità, però nella sala del cocktail c'è un foglio che illustra alcune possibilità. Sì, poi lo diremo. Io volevo chiamare qui con noi il presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Igor Timpone. Era qui. Non vedo più. Igor, era qui davanti a me. Adesso, semmai allora la dottoressa Zotto. Bene, scusate. Dottor Timpone, che è presidente dei dottori forestali, agronomi forestali, mi aveva detto che poteva rimanere fino a un certo punto, e quindi la dottoressa Zotto, la Tiziana, che è presidente dell'Ordine dei Veterinari, farà anche la parte del dottor Timpone. Quindi, prego, doppia kermesse. Bene, proseguiamo con Ettore Scaini, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, tesi, l'implantologia cocleare della clinica ORL, risultati funzionali, aspirazione professionale, otorinolaringoiatria. Ettore Scaini.
dottor Scheli, però ho sentito l'altro giorno che aveva fatto anche, era preparato un qualcosa che non tutti conoscono. Se puoi dire qualcosa sulla clown terapia? Mi sembra di aver origliato qualcosa. Se puoi dire qualcosa prima di ritirare. Allora, fondamentalmente è una metodologia di approccio ai pazienti, ai familiari, che potremmo definire non canonica. Nella fattispecie esistono associazioni di volontariato che permettono una preparazione in questo senso. Io nello specifico ho avuto molto piacere di fare un corso preparatorio che ha permesso proprio di maturare delle abilità, delle skills relazionali che in corsia al letto del malato possono poi fare la differenza. Tutto qui. Stefano Schiavetto. Stefano Schiavetto, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Roma, tesi, valutazione della neuropatia autonomica in pazienti affetti da diabete mellito di tipo LADA, aspirazione professionale, medicina interna. Stefano Schiavetto. Credo che tu abbia fatto l'amplen con tuo padre questa volta, però se non sbaglio vi riempite di metalli preziosi, perché il padre avrà l'esculapio d'oro per i 40 anni, vero? Quindi doppio applauso più tardi. Immacolata Stammegna, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi, ruolo dei recettori metabotropici per il glutammato nei processi di degenerazione epatica, aspirazione professionale, gastroenterologia. Immacolata Stammegna. Per chi rimarrà, l'autoressa Stammegna darà in là il giuramento professionale che concluderà la cerimonia e che sarà recitato sia dai giovani medici sia dai colleghi meno giovani che si uniranno qui al palco. Poi va dietro. Tiziana Tieghi. Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi. Spondilodiscidi infettive, caratteristiche clinico-epidemiologiche e management terapeutico. Aspirazione professionale, malattie infettive. Gabriele Tuderti, Gabriele Tuderti arriva dall'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, prima facoltà, sede di Roma, tesi, prostatectomia radicale laparoscopica, nostra esperienza, aspirazione professionale, urologia. Gabriele Tuderti. Finito tanto. Sì, sì. Grazie, dottoressa. Grazie, auguri. Grazie, grazie, Sam. Io vorrei far salire qua con noi il
presidente del precedente mandato del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Medici, Modestino De Marinis. Ecco, grazie. Proseguiamo con le nostre consegne a Sara Ulgiati. Sara Ulgiati, Università degli Studi di Roma alla Sapienza, prima facoltà sede di Roma, la tesi è il lupus eritematoso sistemico, ruolo del deficit di C1Q, aspirazione professionale, medicina generale. Sara Ulgiati. Ha una firma da medico, ha fatto un attimo. E naturalmente il dottor De Marinis è stato sindaco di Aprilia, ci ha aiutato nello scorso triennio a impostare a livello amministrativo proprio il bilancio e quindi lo ringraziamo ancora una volta. Fabrizia Virgilio. Fabrizia Virgilio, Università degli Studi di Roma alla Sapienza, prima facoltà, sede di Latina, tesi trattamento endovascolare delle rotture post-traumatiche nell'istmo aortico, risultato a breve e medio termine, studio clinico prospettico, aspirazione professionale, chirurgia vascolare. Fabrizia Virgilio. Università degli Studi di Roma alla Sapienza, prima facoltà, sede di Latina. Tesi, biomarkers del monitoraggio delle nuove strategie di terapia antiretrovirale in corso di infezione da HIV. Aspirazione professionale, malattie infettive. Paola Zuccalà. Grazie, io volevo far salire qua, abbiamo i rappresentanti di Confindustria, Paolo Angotta, e il vicepresidente dell'ASCOM Confcommercio, Gabriella Passon. Ecco, io li volevo far salire un attimo perché abbiamo un momento molto, molto particolare, molto speciale. Abbiamo conferito, no, dottor Righetti, quest'anno dei riconoscimenti particolari a dei medici che si sono iscritti sì nel nostro ordine, ma che provengono da altri paesi. Loro, insomma, in questo momento prenderanno a far parte proprio del nostro territorio. Sì, sì, non abbiamo molti iscritti che provengono da altre nazioni, però qualcuno c'è e vogliamo accoglierli in modo particolare, nel senso che anche loro fanno parte della nostra famiglia. E c'è anche un rappresentante della Confindustria, perché ecco, ricordate colleghi, noi abbiamo due componenti, quella etica, deontologica, e quella professionale tradizionale, e poi siamo in un'Unione Europea dove noi siamo accomunati ai servizi, a produttori di servizi, e quindi partecipiamo al 25% del PIL europeo. E quindi occorre che anche da questo punto di vista noi siamo confortati da incentivi, da impegni. C'è una proposta di legge regionale che vuole finanziare anche i professionisti, perché oggi come oggi comprare delle attrezzature, impiantare uno studio, occorrono dei fondi. Quindi noi vogliamo essere anche erogatori di servizi anche in un modo produttivo, ed è per questo che abbiamo invitato anche tra le autorità anche la rappresentanza dell'industria. Certo. E quindi, del commercio. E poi ecco, se poi e Confcommercio, scusate, scusi, sì, l'avevo non per una laureata, ma ecco qua. Allora, arriva dall'Egitto e quindi è solenne, anche abbiamo l'inno, e accogliamo Ahmed Abouzei dall'Egitto.
E ora andiamo in Ucraina e accogliamo anche lei con l'inno che arriva dalla sua terra. Lei si chiama Olena Shatalova, vediamo se è pronta anche la slide. Olena Shatalova dall'Ucraina, seconda Università degli Studi di Napoli, tesi tumori stromonali gastrointestinali, attualità e prospettive future, aspirazione chirurgia generale. Adesso arriva anche l'inno, un attimo. Vai piano con la firma che l'inno ancora deve partire. Cioè, prenditi tutto il tempo che vuoi, fanne un'altra, dai, metticene un'altra. Insediamento dei nuovi medici nel nostro territorio con le autorità e gli organi che regolano il nostro territorio è conclusa in questo modo. Adesso inizia una celebrazione particolare, più intima per l'Ordine dei Medici, perché saranno conferiti da parte dei consiglieri dell'Ordine i riconoscimenti ai medici che sono con noi da 40, 50 e 60 anni, proprio a celebrare questo nostro incontro da così tanto tempo. Sì, io lo dico anche che se c'è qualche autorità che è impegnata in qualche altra... Ecco, non è che la stiamo cacciando, ma sappiamo quanto impegno c'è anche a partecipare a tante manifestazioni, ci fa piacere se restate, ma siete assenti giustificati. Ecco, io volevo intanto ringraziare Paolo Angotta di Confindustria e Gabriella Passona di Confcommercio, grazie. Quindi ringraziamo tutti. Allora io prego i consiglieri presenti, dottor Carreca, dottor Maietta, dottor Milo, dottor Saputo, dottor Rovacchi. Eccoli qua, questi sono i consiglieri dell'Ordine, accogliamoli con un applauso. Iniziamo dai 40 anni di laurea, iniziamo da Annunziata Giuseppe Annunziata. Ecco, se vogliamo magari fare spazio. Ecco, ovviamente per i medici che sono con noi da 40 anni c'è un riconoscimento particolare. Potremmo dire quasi una cosa da ricatto, dottore, oltre all'esculapio d'oro, la foto che hanno presentato la prima volta quando hanno avuto il tesserino, quindi voglio dire, allora io non so. Naturalmente questo... è coperto dalla privacy, solamente loro potranno liberare e farlo vedere. Ecco, facciamo la foto quindi, dov'è il dottor? Però Giuseppe Annunziata non c'è. Non mi pare che ci stia raggiungendo, quindi andiamo avanti con Sandro Bartolomeo, eccolo qua. Sandro, tu la devi far vedere sta foto, perché c'avevi 3-4 kg di capelli in più. Ecco. Spostiamoci noi di là. Sì. Non si vede, non so se si può essere ripreso da vicino, ma insomma qualcuno, le prime file lo vedranno. Poi la fai circolare fra le donne. E se vuoi dire qualcosa, Sandro, visto che sei il primo, pure anche tu sei emozionato, no? No, sono... Sei abituato? Sono contento di questa... Carlo Emilio Bocchino, intanto. Di questa iniziativa e devo dirti, Giovanni, che... ci pensi quando ti dicono che c'hai 40 anni di laurea, perché non solo non mi sono pesati, ma
io continuo ad esercitare la mia attività professionale, tu sai poi che ho una particolare passione per la neuropsichiatria infantile e spero di poterlo fare ancora, mi prenoto per i 60. Benissimo, benissimo. Allora, scritturato, grazie, allora. Grazie al dottor Bartolomeo. Carlo Erminio Bocchino, eccolo qua, anche per lui. Questa la faccio vedere a prescindere, la faccio vedere a prescindere. Cioè. Ecco, noi molti colleghi hanno lasciato un foglio anche perché so che si emozionano, quindi hanno preparato, hanno lasciato, però credo, ecco, sicuramente le pubblicheremo tutte sul sito internet dove saranno le foto, la registrazione dell'evento, però ecco, qualche saluto piccolo, altrimenti poi... ma non c'è nessuno giù, Francesca? Intanto, vogliamo, certo che c'è Francesca giù. Intanto, se vogliamo far salire il dottor Coletta, Florio Coletta, intanto che il dottor Bocchino ritira il suo esculapio. Francesca, prego. Hai una domanda? È scappata. Eccola là, Francesca. Francesca, vieni, facci vedere che stavi giù in fondo. Nessuno ti... Sì, mi muovo. Allora, sì, mi è stato chiesto che differenza c'è per quanto riguarda medicina tra un'università privata e una pubblica. Qui è il professor Carlo Della Rocca, che forse dai il microfono. Dai il microfono al professor Della Rocca, eccolo là davanti, guarda, prego, Francesca. Prego, puoi fare da qui direttamente così. Diciamo che da un punto di vista pratico il servizio pubblico e il servizio privato hanno le stesse differenze negli stessi istituzioni. È un problema soprattutto di garanzie. Il controllo pubblico si esercita anche sulle università private, sulle nostre strutture private, che sono sicuramente strutture di eccellenza, diciamo che, e quindi anche nelle strutture private la selezione dei docenti si basa su concorsi che sono ovviamente controllati. C'è in realtà una differenza fondamentale, che è la tradizione storica, che è una formazione che si confronta molto più realmente con la società per quello che riguarda le strutture pubbliche, e soprattutto c'è un costo che è un costo diciamo diverso. Ovviamente le strutture private sono meno accessibili in senso generale perché costano di più. Chi se le può permettere ovviamente le può scegliere. Personalmente ho scelto la strada pubblica perché penso che il diritto allo studio debba essere garantito come la nostra Costituzione prevede. Conosco eccezionali strutture private, conosco eccezionali strutture pubbliche, una di quelle che conosco è quella in cui mi onoro di partecipare, che è la Sapienza. Questa è la risposta più corretta. Siamo in un aperto mercato. Il pubblico si confronta col privato, chi ha l'offerta didattica migliore avrà la preferenza degli studenti. In bocca al lupo per le vostre scelte. Grazie. Ecco, consegniamo con la foto di rito l'esculapio al dottor Bocchino, al dottor Coletta, il dottor Florio Coletta, nel frattempo il dottor Stefano Contini. Eccolo qua, un applauso lungo al dottore che si è messo in fondo. Nel frattempo, se vuole salire anche Vincenzo Pulcasi. Stefano, sei più bello adesso però. Il dottore non è stato schedato. Il dottor Pulcasi all'atto della presentazione non ha prodotto la foto. Gabriele D'Alessio intanto. E neanche noi lo sapevamo. E quindi comunque possiamo recuperare. Ai 50 anni possiamo recuperare. Vuoi dire qualcosa? No, solo le sculate. No, lì c'è un'altra medaglia qua.
passione del mare. È la passione del mare. E che cosa fai allora? Che mare frequenti? Prego. Quello di Terracina e quello siciliano, dove sono le origini. Ma vai in vela, parti da qua? No. Vai proprio... L'ho fatto, ma più che altro l'epoca alla pesca, ecco. Alla pesca, sì. Tanti auguri. Grazie. Grazie dottor Culcasi. Volevo ricordarvi che siamo in diretta streaming sul sito dell'Ordine dei Medici. Ci ha raggiunto il dottor Antonio Gabriele D'Alessio, anche lui 40 anni di laurea. Se intanto si prepara il dottor De Rose, Giovan Battista. Consegna Eugenio Saputo, consigliere dell'ordine, medico di famiglia di San Felice Circeo. Auguri a te famiglia, naturalmente. Grazie anche a tutti. Devi qualcosa? Avevo scritto qualche cosa. Sì, noi ecco appunto abbiamo detto nei margini dei tempi, perché abbiamo, ecco, se non è proprio solo 3 minuti. Sì, 3 minuti ci sembra esagerato. 40 secondi. 2 minuti e mezzo. Allora, no. Ringrazio l'Ordine dei Medici di Latina, attualmente rappresentato dignitosamente e fattivamente dal dottor Giovanni Righetti, per aver costantemente seguito il mio operato e per avermi condotto a questo ambito traguardo suggellato onorevolmente dal simbolo della nostra preziosa e insostituibile attività. Si avvicina la vecchiaia e un bastone è necessario. Se poi quello del nostro maestro Esculapio è anche una garanzia, speriamo. Continuo a volervi tutti bene, auguro a voi e a me un buon proseguo di vita con possibilmente pochi e lievi bisogni reciproci delle nostre competenze. Grazie, grazie dottore. Naturalmente questa simpatica ricordo sarà sul sito, quindi potranno vederlo tutti. Bene, Giovan Battista De Rose, cerchiamo di accelerare perché come potete vedere sono molti medici ai quali dobbiamo consegnare dei riconoscimenti, quindi cercheremo di accelerare un attimo. Intanto Vincenzo Fortunato, per favore. Fabrizio Frezza. Fabio Frezza, scusate. Il dottor Eugenio Fusco. Non fate che lui lo saluti, l'altro no, perché poi si offende. No? Ma sono troppi anni che ci conosciamo e che lo stimo tanto. Tanti auguri. La dottoressa Angelina Gagliardi. Si prepara la dottoressa Gerace, per favore. Dottor Maietta, tesoriere dell'Ordine, lavora in medicina interna all'ospedale Santa Maria Goretti. Ecco qua lo Scolapio d'Oro. Auguri tanti. Francesco Paolo Iannuncelli. Claudio Iundusi. Onorato Lauretti. Carlo Leone. Addirittura ha puntato l'Esculapio, bravo, complimenti. Lauretti, eccolo qua. Allora, onorato, mettiti qua.
È un playboy, eri. Eri un playboy. E auguri anche a te. Grazie. Il dottor Leone, Carlo Leone. Giuseppe Manciocchi. Allora, il dottor Manciocchi ritira l'esculapio anche a nome del dottor Bubani, che non è potuto per i 60 qui. Anni per i 60 però, anni di laurea. Il dottor Ubaldo Bubani, al quale va il nostro grande applauso, ovviamente. Intanto, se si vuole preparare il dottor Maretto, Giancarlo Maretto, e il dottor Micoli. Aspetta, per il dottor Bubani, poi... Per il dottor Bubani glielo diamo subito. Lo diamo subito d'oro. Pino, per il dottor Bubani, Pino, un attimo, che li tiri anche per il collega. Ecco, prego. Giancarlo. Dottor Maretto, eccolo qua. Era già coi baffi fin dalla prima iscrizione. Grazie. Lo vuoi vedere? Dottor Micoli. Dottor Morales. Auguri, auguri, grazie delle parole che hai detto. Il dottor Motta. Dottor Micoli, ecco qua. Sei quasi un banditino, eri. Auguri Giancarlo, auguri a te famiglia, naturalmente. Dottor Morales, non l'abbiamo visto, il dottor Motta, il dottor Pietro Santi, dottor... Motta sta salendo, intanto se si prepara il dottor Pietro Santi, il dottor Pisterzi. Dottor Motta, col tempo ti sei tolto anche gli occhiali, quindi... Morales, scusa. Morales, eccolo qua. No, gli occhiali ce l'avevi e qui li hai tolti, e va bene anche per te. Auguri, parecchio, ci vediamo. Grazie, no, io che lo auguri. Te lo so, e poi tu sei fuori, ti ricordo. Vengo con la Zagatagna. Guarda, consegna l'esculapio d'oro a dottoressa Giuseppina Carreca, direttore del distretto di Latina della ASL. Anche auguri. Dottor Pisterzi, sei tu? Intanto se vuole salire il dottor Politi e il dottor Rosella. Grazie. Ecco l'esculapio, dottor Milo. Dottor Milo è medico di famiglia a Terracina, pediatra, ematologo. Eccoci qua, stiamo ancora consegnando al dottor Politi. Dottor Rosella si sta preparando, intanto se vuole venire vicino a noi il dottor Schiavetto e il dottor Simonetti. Fabio consegna il dottor Giuseppe De Giudici, medico di famiglia e neo consigliere dell'ordine. Auguri, auguri tanti. Dottor Rosella. E consegna Angelo Maietta l'esculapio d'oro. E naturalmente non so in sala se c'è il responsabile, perché ci hanno detto di avvertire che il Sua Eccellenza il Vescovo è pronto a dare un saluto, quindi siamo per terminare e chi può avvisarlo può dire che noi siamo pronti. Grazie. Ecco, dottor Schiavetto, appunto, si portano a casa una chilata. Il dottor Simonetti, il dottor Stirpe. Auguri tanti. Ecco, nel frattempo sta salendo.
Dov'è la foto? Ce l'abbiamo? Simone? No, non c'è la foto. Anche lui era senza schedatura. Non può essere, ti ringrazio, però non lo possiamo dire. Come? Non lo possiamo recitare perché siamo quasi a finire. Poi lo mettiamo su. Consegna l'esculapio alla dottoressa. Intanto se si prepara il dottor Subiaco e il dottor Ventrella. Subiaco? No, Stirpe. Angelo Stirpe. No, ma insomma, quello tra le medico lo scende. Allora, fa piacere Michele Subiaco, sempre presente ai convegni, sempre pronto ad aggiornarsi. A dimostrazione che l'aggiornamento in medicina non finisce mai. Ormai ogni 4 anni si pubblica un nuovo volume di medicina interna, il famoso Harrison. Ogni 4 anni la medicina cambia. E io vedo sempre Michele presente a tutti gli aggiornamenti. Complimenti. Il dottor Ventrella e il dottor Ventura, per favore. E poi il dottor Zanini. Ecco qua. È impressionante. Chi è che consegna l'esculapio? Nessuno vuole consegnare l'esculapio, lo consegno io. Non ho consegnato un esculapio a nessuno. Erano distratti, sono distratti i consiglieri. Auguri. Dottor Ventura? Non si vedevano da 40 anni. Noi dobbiamo continuare, cioè come si dice, lo spettacolo continua. Poi c'è il cocktail, cioè potete anche continuare. No, devi vedere la foto. Era ricercato all'epoca. Non pensavo, non mi ricordavo più. Auguri Massimo, auguri. Il dottor Zanini l'abbiamo saltato. Eccolo qua, ok. Mi sono distratta io. Non abbiamo la foto del dottor Zanini. Non abbiamo la foto. Però abbiamo l'originale. I riconoscimenti per i 50 anni di laurea e facciamo salire il dottor Cesaroni. Il dottor Cesaroni è in vacanza. Bene. È in vacanza, avviato lui. Il dottor Il dottor Cesaroni non solo continua ancora in forma privata a esercitare endoscopia, quello che ha fatto sempre in ospedale Santa Margoretti, ma si reca periodicamente nel Sarawi, voi sapete. Colleghi più giovani, Sarawi non è una nazione, è un popolo che vive ai margini dell'Algeria, nel deserto, in quanto parte della loro terra è stata inglobata dal Marocco e quindi vivono in 400-500 mila persone nelle tende a 40-50 gradi e il dottor Cesarone insieme ad altri medici si reca là per prestare cure. E ha dato la disponibilità a Carlo a quella giornata che faremo a presentare foto e le sue esperienze. Ecco, quindi bene. Un applauso anche se non c'è. Il dottor Filippo Corrado, il dottor Domenico Datino, sto cercando con aria. Eccolo qua. Dottor Corrado, credo che non ci sia. No, Datino. Dottor Corrado. Dottor Corrado è in pratica identico a 50 anni fa, non neanche ve la facciamo vedere. Sì, intanto vuole salire per noi il dottor Di Russo, Alfonso Benito Di Russo e il dottor Pietricola.
il dottor D'Onofrio e il dottor Vellucci. Alfonso Benito, quindi sei nato grosso modo 50 anni di professione, una bella conquista, ecco, si consegna l'esculapio. Tanti auguri. Dottor Vellucci, bene, lui invece è il dottor Agostino D'Onofrio, prego dottore, alla consegna dell'esculapio. Ecco, volevamo sentire anche noi. Allora, il dottor Dadino, ma è una confidenza, il dottor Dadino, il dottor D'Onofrio consegna una pergamena intitolata Il congedo del primario e lo consegna anche al suo collega e poi dopo magari lo consegnate, quindi questo lo metteremo, lo pubblicheremo, lo metteremo, è una cosa personale per me, quindi non lo volevo far sapere, però in cambio noi gli diamo una foto, molto bella, complimenti a te e alla tua famiglia. E poi se ci portate pure noi a vedere tutto quello sotterraneo sotto Roma, insieme a tua moglie, grazie, grazie. Perché vedete, il tempo non più impiegato per la professione deve essere ed è utilmente utilizzato per tante cose belle che non possono essere fatte quando uno lavora tutti i giorni. Quindi don Otto Nofri è venuto a trovarmi con la moglie per presentare uno scritto e mi hanno raccontato di quante visite fanno a Roma sottoterra, ci sono patrimoni immensi anche poco conosciuti e quindi ci ha fatto partecipi di questa esperienza. Ecco, noi siamo arrivati alla consegna dei riconoscimenti per chi è con noi da 60 anni, 60 anni di professione medica che sono veramente tanti, fanno veramente onore. Intanto vediamo se è con noi il dottor Francesco Arpaia. Abbiamo già consegnato ad Ugo Ubaldi, che ha ritirato il dottor Giuseppe Marciocchi, invece vediamo se c'è il dottor Bertrando Fochi. Eccolo, l'ho visto. Eccolo che sta arrivando dal fondo della sala, quindi lo accogliamo con un applauso. Se si vuole avvicinare il dottor Genovese, per favore. Beltrando è prego, deve salire proprio allora, lunga sta cosa. Il dottor Fochi è informatizzato al massimo. Comunichiamo, si può dire, giornalmente con lui. Dice: io sto in campagna isolato. Non è vero, l'informatica serve per non rimanere isolati a volte. Ecco. E quindi è informatizzato insieme con il dottor Genovese. Ecco, intanto il dottor Fochi poi. Intanto bacio accademico per il dottor Genovese. Ecco, dottor Fochi, prego, si avvicini. Adesso diamo la foto. Lui ha già una collezione di esculapi d'oro, 40, 50, una specie di generale sovietico Parolvi. C'erano dei 40, non l'ho messo. Ah, non l'hai messo? La prossima volta avrà una cartucciera di esculapio praticamente. Non sono io questo. Quattrante. Non si riconosce nella foto, signori. Allora, non è lui. No, sono io, Il dottor Orazio Genovese. Aspetta. No, ma lei ci ha fretta, ma non è vero. No, certo. Perché anche perché il vescovo sta per arrivare. Io stiamo qua, io voglio dare io l'esculapio Orazio. Fatto l'ha fatto sintetico, ma siccome ha fatto tante cose su sei pagine
lo mettiamo da parte e poi lo pubblichiamo. Lorazio, tanti tanti auguri. Per il dottor Gabriele Panza ritira Giuseppe Panza, vediamo se, eccolo qua, un applauso. Ritira solo l'esculapio perché per il dottor Panza non abbiamo trovato la foto. Se c'è il dottor Ruffa. Bene. Ma io credo sia doveroso, a minuti scenderà il vescovo per dare un saluto. Siamo ospiti di questa meravigliosa realizzazione che naturalmente arricchisce la città di Latina ma anche tutta la provincia. Abbiamo qualche minuto, addirittura siamo in anticipo rispetto... No, adesso noi ci dobbiamo preparare per quello che è per noi un momento decisamente solenne, che è proprio il giuramento, no? Bene, allora... Quindi noi facciamo intanto avvicinare tutti i ragazzi, i giovani medici e ovviamente i medici che hanno piacere di rinnovare con noi il giuramento, per cui i medici dei 40, dei 50 e dei 60 anni. Se volete prendere posto, la cosa ci farà decisamente piacere. Io vado a recuperare un microfono al volo. Ecco, noi ci stiamo preparando, intanto Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Petrocchi doveva raggiungerci per un saluto, speriamo riesca a farlo a breve. Ecco ragazzi, se volete intanto salire con i vostri giuramenti alla mano, io vorrei chiamare qua la dottoressa Immacolata Stammegna che si farà portavoce ufficiale nel recitare al microfono il giuramento e poi tutti gli altri che si schiereranno per anche la consueta foto di rito. Ecco, fate attenzione ovviamente ai fili, dovremmo entrarci tutti. Dicevamo, è un momento decisamente solenne questo perché rappresenta per i giovani medici proprio il debutto ufficiale all'inizio di professione. Ecco ragazzi, prego, schieratevi qua davanti. Su. Bene, un attimo di trambusto, ma doveroso. Ognuno di loro ha in mano il giuramento che sentirete pronunciare tra pochissimo. Fate un passo avanti, ragazzi, sembra che state al patibolo. Dai, un po' lenti, un po' larghi. Mettetevi un po' più, ecco. Ci siamo? C'è spazio avanti, ragazzi, c'è spazio, vai, passa, passa. Vai, vai, vai in fondo, vai, 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 andate, andate. Andate che devo tenere il microfono per la dottoressa Stammegna. Andate, andate. Ce la facciamo? È il via. Ecco, dovremmo esserci tutti. Ci siamo? I colleghi quarantenni, cinquantenni, se hanno qualche giuramento al volo per loro. Ecco, un passo avanti ragazzi, poco poco, bravi. Passa avanti, passa di là. Ecco, fate spazio per la dottoressa Stammegna. Ci sei? Ce la fai a tenere il microfono? Tengo io? Se lo tieni tu è meglio. Allora, signori, ci siamo. Questo è il giuramento professionale dei medici della provincia di Latina 2012. Dottoressa Stammegna. E deve partire il... Parto consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, rifuggendo da ogni indebito condizionamento, di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale, di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica, e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona, di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico, di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica, di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze, di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali, di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione, di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni, di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico, di prestare assistenza d'urgenza a chi ne ha bisogni e di mettermi in caso di pubblica calamità a disposizione dell'autorità competente, di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato, di prestare in scienza e coscienza la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione. Bene, una foto di rito perché poi ci servirà anche per far vedere agli studenti del prossimo anno quanti e come eravate. Grazie a tutti ragazzi, potete cominciare a scendere con calma. Ecco, una cerimonia importante. Io volevo qui un attimo con me il dottor Righetti, perché diciamo è stato un bel momento, anche molto emozionante, non solo per i giovanissimi, no dottore, ma anche per chi ha rinnovato con loro a voce alta questo impegno, un impegno che vi vede sempre in prima linea in qualità di medici. Ma sì, io direi di non aggiungere altro, dico solo, sono preoccupato di una cosa, che abbiamo finito un quarto d'ora in anticipo e ho pregato che, di aprire per il cocktail, perché altrimenti... Ecco, io volevo, prima di dare l'appuntamento al prossimo anno, volevo ricordarvi che per appunto di là c'è un cocktail che è stato curato dal Bar Napoli, ma ci è stato offerto dalla Banca Etruria, come sì, avevamo detto all'inizio. Sì, no. E tra l'altro la Barca ha una particolare convenzione per i medici. Sì, ci sono delle brochure di là che se vi va potete consultare, oppure consultando il sito dell'Ordine dei Medici potranno trovare tutte le indicazioni. Il nostro cocktail sarà lietato da un momento musicale molto importante, perché noi avremo di là il campione mondiale di organetto, cioè lui ha portato questa musica particolare in giro per tutto il mondo, siamo internazionali anche grazie alla sua musica, Claudio Rossi, che oggi si esibirà per noi in duo con sax, organetto e voce insieme ad Elisa. Quindi di là ci sarà il duo Elisa e Claudio Rossi e noi ovviamente, dottore, non possiamo far altro che darvi appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.
Allora, scusate, qualche minuto, continuate a parlare qua. Fate le foto. Addirittura pensavamo, approfittate dei nostri fotografi, fate qualche foto di gruppo, perché il cocktail inizia a mezzogiorno e mezzo preciso, sono 10 minuti. Non andate di là, fermatevi qui un attimo a parlare e a salutarvi fra voi. Grazie di tutto. Scusate, su richiesta di alcuni, i colleghi che hanno 40 anni di laurea si accomodino qui per una foto ricordo. I colleghi che hanno festeggiato i 40 anni di laurea sono invitati qua per una foto ricordo. Va bene? Col presidente, che ne ha fatti già l'anno scorso. Anni? Noi devi... no, venite qua su il fotografo meglio sopra, vero? Allora qualcuno salga qua sopra. Ah, scusa, non è troppo così. Come fai? Mette le sedie? Non ho capito. Allora no qui. Vedi un po'. Perché le sedie non si possono... Potete...